Per la rubrica di Veneto Globe Dialogando con, oggi ospitiamo un fotografo che ha messo a disposizione la sua professionalità per servizio alla comunità. Dall'alto della sua modestia si definisce un quasi fotografo, ma la realtà è ben differente. Per i suoi meriti, non solo fotografici, è stato iscritto nell'Albo d'Oro dei Cadorini Illustri. Ben arrivati sia all'ospite che a chi segue questa rubrica. Parliamo di Franco Oliveri, soprannominato Frol, abbreviato per maggiore comodità. Buongiorno allora al Grazie. fotografo e all'uomo che ha lasciato la laguna per il Cadore. Come è avvenuto questo passaggio? Allora, innanzitutto, buongiorno a tutti. Volevo premettere una cosa: siccome con Vittorio ci conosciamo da 40 anni, preferisco parlarci dandoci del tu se per te va bene. Perfettamente d'accordo, grazie. Ecco, perché mi trovo meglio Per me è un onore anche partecipare. visti i trascorsi radiofonici con i Sì. quali ero abituato a dare del tu quasi a tutti. Sì, ecco. Niente, il mio passaggio da Venezia, visto che sono un veneziano doc, ho abitato, nato e vissuto 20 anni a Venezia, è avvenuto per motivi così di famiglia e di lavoro, ovviamente. Praticamente è dal 1970 circa che vivo in Cadore. E dopo ho lavorato nelle occhialerie. Dopo tu vorrai dire qualcosa della radio eventualmente, e sposato con una cadorina da 42 anni. Un buon record anche quello, no? Direi. Specialmente in questi giorni, in questi tempi, son record da mettere in cornice. Esatto. Buona giornata, dunque. Quando sei entrato nel mondo della fotografia? Mi è sempre piaciuta la fotografia. Poi negli anni 80, quando esisteva ancora il Cinefotoclub Calalcio, dove mi ero iscritto, avevo partecipato ad un concorso a livello nazionale e era andata bene, diciamo. Dopo praticamente ho anche un po' smesso perché mi ero dedicato alla radio. Facevo lo speaker radiofonico a Radio Club 103, radio nata nel 76 e attualmente molto molto in onda, molto in vigore. Una penso delle più vecchie radio libere che ci siano ancora in Italia, veramente Arriva libere. anche all'estero, arriva anche in Slovenia e in Croazia. Esatto, libere proprio nel vero senso della parola. Ecco. E dopo una decina di anni fa ho ripreso in mano gli apparecchi con le nuove tecnologie, anche se non sono molto ben attrezzato. E ho cominciato così a divertirmi a fare fotografie diciamo che non ho un genere ben specifico, faccio un po' di tutto, mi piacciono molto i particolari e anche le foto ovviamente di montagna, eccetera, mi piace molto anche il bianco e nero, faccio un po' di tutto, diciamo, ecco. Ecco, ma quali strumenti utilizza prevalentemente? No, prevalentemente uso esclusivamente una macchina digitale, no, non professionale, perché non ho le possibilità, e comunque una discreta macchina, insomma, ecco che mi dà molte, molte soddisfazioni. Lei ha ottenuto anche, o hai ottenuto anche dei successi non indifferenti perché fai delle elaborazioni del tutto particolari, specialmente quelle delle sfere. Ecco, le elaborazioni le ho fatte, diciamo, all'inizio con una tecnica un po' particolare. Quella della sfera, volevo precisare che non è una elaborazione, ma è proprio una foto fatta attraverso una sfera di cristallo. L'unica elaborazione che viene fatta è capovolgere la fotografia dopo col computer, perché chiaramente, essendo una foto passante, nella sfera di cristallo viene contraria, viene rovesciata. Quello è l'unico passaggio, ma è una foto normale fatta attraverso una sfera di cristallo, non ci sono elaborazioni. Sono Per quanto foto che sono ecco, arrivate lontano, anche all'estero, queste. diciamo che mi ha dato soddisfazione. Una mia foto è stata presentata in Brasile a una Expo internazionale,
mi è stata richiesta, ho mandato una foto di Venezia, della Basilica della Salute, fatta appunto attraverso la sfera in bianco e nero, e poi ho avuto, diciamo, altre così, soddisfazioni. Collaboro anche con l'UNESCO, sono uno dei fotografi, dei quasi fotografi che collaborano con l'UNESCO. Ho fatto diverse esposizioni, sia personali che collettive, e ecco, questo mi ripaga appunto della mia passione. Qual è la fotografia più bella che lei consideri più bella fra quelle che hai fatto fino ad oggi? Ma una di quelle che mi ha dato più soddisfazioni è stata una fotografia di una grata fatta a Belluno, fatta ovviamente a colori, però dopo trasformata in bianco e nero, con l'ombra di questa grata che diventa bisognerebbe adesso vederla, ma non ce l'ho Sì, sotto sì. mano, e che diventa un quadrato nero completamente che sembra quasi in rilievo sul muro. Questa è una foto che è piaciuta moltissimo, dopo anche altre, anche a colori, però quella, diciamo, quella che forse così mi dà Hai mai più pensato, riconoscimenti. di fare una mostra fotografica in magnifica comunità dedicata ai tuoi anni di fotografia? Cioè, ne avevo parlato con il presidente, vediamo magari più avanti se si riesce a fare, perché servono le foto le avrei, servono però i finanziamenti per poter Per fare gli stampare e ingrandimenti, per produrre. fare le Esatto. cornici e Ecco, tutto. comunque con la Magnifica collaboro ovviamente, e tu hai già detto che sono stato iscritto nel libro dell'onore appunto della Magnifica Comunità di Cadore, e con loro ho partecipato a Lubiana con le mie foto alla presentazione della candidatura del Cadore come città della cultura del 2020. Dopo non è andata benissimo, è andata discretamente, ma è stata eletta poi Matera, se non sbaglio. E quando siamo andati a Lubiana avevamo portato circa 20 pannelli con le mie foto messi nell'Istituto di Cultura appunto di Lubiana, anche quella è stata una Ecco, grossa il soddisfazione. Cadore in quell'occasione ha pagato la gelosia del Veneto, degli altri città del Veneto, Sì. perché noi eravamo già candidati quando all'ultimo momento si è presentata a Treviso, portandoci via una grande quantità di spazio. Non è vero Esatto, forse questo? esatto. Difatti eravamo abbastanza favoriti come proposta, avevamo un bellissimo pacchetto di proposte culturali, turistiche, sportive, c'era di tutto praticamente. Però appunto dopo subentrata anche Treviso, senza nulla da togliere a Treviso No, no, per l'amor ovviamente. di Dio, una bellissima città, per l'amor di Dio, però è campanilista come fossero i Cadorini Ah, beh, in certo. questo campo qua, senz'altro. No, Purtroppo. andiamo ancora un momento più avanti, no? Intanto spieghiamo che cosa vuol dire essere iscritti nell'Albo d'Oro della Magnifica Comunità. L'Albo d'Oro è stato istituito una ventina di anni fa per iscrivere le personalità che emergono nel corso di un anno, più significative, diciamo, nell'ambito del Cadore, un territorio che va da Sappada fino a Cortina e giù fino a Longarone. Ecco, Esatto. ogni anno la Giunta della Magnifica Comunità sceglie un certo numero di persone e quell'anno sei stato scelto e sei stato premiato in Magnifica Comunità come il cittadino illustre di quel periodo nel tuo campo, chiaramente. Sì, beh, Sì. certamente. Difatti Certamente, non. no, ma poi la fotografia fa memoria, fa letteratura, fa cultura. Perciò anche nel campo dell'occhialeria, se non ci fosse stata la fotografia, noi oggi Certamente. non avremmo avuto quel successo che hanno avuto gli occhiali del Cadore. E questo è indubbio. Infatti, e dopo quella sera appunto della premiazione, che poi non sono premiate solo persone, ma sono premiati anche enti, gruppi, cori, attività sportive, praticamente circa una decina all'anno più o meno. Infatti sono poco più di 100, mi pare, se non sbaglio, gli iscritti adesso in Tra i questo quali un anno. santo, San Giovanni Paolo II.
Ecco, e c'è anche Don Ciotti, quindi Sì. sì, ecco. E quella sera ho donato alla Magnifica due enormi fotografie che avevo presentato alla biennale più alta del mondo che si è tenuta sul Monte Rite. È già il secondo anno, quest'anno doveva essere il terzo anno, ma purtroppo per il Covid abbiamo dovuto annullarla, sperando che vada meglio l'anno prossimo. Una biennale meravigliosa con oltre 40 artisti provenienti da tutto il mondo, artisti che hanno lavorato e partecipato anche alla Biennale di Venezia, quindi, compresa Yoko Ono, moglie di John Lennon, e quindi una bellissima soddisfazione. Si è tenuta sulla caserma del Monte Rite, a 2000, poco più di 2000 metri di altitudine, appena sotto proprio la vetta, nella caserma dove aveva fatto anche una messa Papa Wojtyla, messa adobata a proposito, veramente, veramente bella e interessante. Merito di una finlandese che abita a Siviana da tanti anni, che si chiama Päivi Tilkkonen. Ed è una bella bionda anche, tra l'altro. Esattamente, lei ha lavorato molto anche con la Biennale di Venezia, e così ama Cibiana e sta portando avanti appunto questo progetto cominciato nel 2016, poi nel 2018. L'anno scorso è stata fatta una mini biennale, sempre a Cibiana, però al Taula di Boss, era un po' più piccolina, e quest'anno doveva essere bella grande, ma niente da fare, sarà rinviata l'anno prossimo. Un altro anno, un'altra occasione da riprendere. Esatto. Facciamo un passo indietro. Ritorniamo al momento della radio. Qual era il programma che facevi durante le notti, mi sembra? Tu facevi la notte perché Allora, lavoravi di giorno, vero? beh, sì, certamente. Ma diciamo che ho fatto più di qualche programma, cominciando con l'automobilismo, e poi diciamo che il mio programma fortunato era in compagnia di Franco. Io facevo dediche in diretta, facevo ore e ore e ore di diretta da dopolavoro alla sera, anche fino alle 2, alle 3 di notte. La domenica non c'erano orari, erano proprio gli albori delle radio del 76, e era seguitissima la rubrica, e tutti mi riconoscevano, non perché lo dico io, una bella voce, e quindi Sì, andava bene anche era anche quello. piacevole, specialmente Ecco, alle ragazze, allora alle donne, ecco. scusate. Sì, ecco, ma poi riprendiamo dalla radio per parlare di un altro elemento che è importantissimo per il calore, è sempre stato importantissimo, anche se adesso lo è meno, il treno. Immagino, ecco il Il treno, treno. appunto. Qual è stato il tuo approccio con il problema del treno? Beh, allora, nel febbraio 79 era stata chiusa la tratta che arrivava a Calalzo per, diciamo che erano rami secchi, eccetera, eccetera. Subito è partita una mobilitazione gigantesca attraverso la radio, che tantissimi ascoltavano in quel periodo. Poi con Eddie De Menego, un signore di Cortina molto Un albergatore preparato, di Cortina, pittore, l'albergatore, tra l'altro. esatto, molto. E abbiamo cominciato diciamo, a rompere le scatole ai grandi, e questo ha fatto sì che il 3 aprile del 79 quasi 7.000 persone erano scese a Venezia per manifestare contro questa chiusura della ferrovia. Sempre continuando con questo abbattere il chiodo, il 13 luglio 1980 finalmente è ritornato il treno in Cadore con una bellissima festa che è stata fatta in stazione. Bello, insomma, ecco, cosa che credo non si potrebbe ripetere ai giorni d'oggi. No, anche perché è cambiata la clientela. È cambiata la La clientela, cioè. clientela, sì, chiaramente, poi le ferrovie dello Stato, chiaramente perché mancando i Certo. clienti sono diminuiti, sono nate le automobili, ci sono state tante automobili, c'è stata la concorrenza della Dolomiti Bus al Esatto. treno, anche questo. Però un discorso che va fatto, adesso si cerca di fare il collegamento veloce del treno con Cortina. Cosa ne pensi? Ma io ho visto che per il momento hanno fatto collegamento veloce con i pullman rossi della Dolomiti Bus, Sì. intanto, che fanno proprio Calalzo, Cortina, con coincidenze con il treno.
Il collegamento veloce con Cortina, lo vedo duro, lo vedo No, duro. se posso dirti una cosa, io ho consegnato un progetto al direttore delle ferrovie, delle reti ferrovie italiane, un progetto che prevederebbe di raggiungere Cortina da Venezia risparmiando quasi un'ora, cioè calcolando che la stazione importante di deviazione per Cortina non fosse più Calalzo ma fosse Pellarolo, prendendo e fare la linea nuova nella valle del Boite, direttamente dall'altra parte della strada. Sto aspettando la risposta da parte del direttore. Ma mi sa che l'aspetterai a lungo. Ma anche le altre strade, però, perché la Sì, ferrovia così, certamente. i Beh. nostri sindaci si sono dimostrati come quelli di Renzo Travaglino, i Comigalli. Sì, Uno ha sì. fatto baruffa contro l'altro, così non si fa niente, insomma. Purtroppo una grande pecca del Cadore è il campanilismo, e quello è una cosa che bisognerebbe mettere sotto le scarpe. Certamente è una cosa Purtroppo, molto io simile. sono d'accordo sulle tradizioni, ogni paese deve avere le proprie tradizioni, per amor del cielo, le pro loco devono essere indipendenti l'una dall'altra e darsi una mano quando serve, però su certe cose, e l'abbiamo visto. Il 1 giugno dell'anno scorso, con la bellissima manifestazione per i vincoli del Comelico. Cioè, c'erano 3.000 persone a Padova che venivano non solo da Cadore, ma da tutte le parti, da Zoldo, da Agordo, da Sappada, da Cortina. Quella è stata una manifestazione, perché il progetto interessava, cioè i vincoli non devono esserci, c'è poco da fare. Lì c'è la vita, in palio c'è la vita della gente, no? Dei Appunto. territori, sì, Appunto, certamente, sì. e lo stesso discorso vale per i mondiali di Cortina o per le Olimpiadi. Qua devono darsi una mossa. Ieri leggevo che forse vogliono rifarli adesso nel 21. Domani decidono, mi Sarebbe pare. come una barzelletta, questo. Sì, ma siamo stati 3 mesi con il Covid, con le strade vuote completamente, che potevano lavorare benissimo le imprese, come hanno fatto il Ponte di Genova. Quello là Eh l'hanno sì. ben fatto, e allora era l'occasione giusta, non c'era traffico, non c'era niente, intanto qualcosa potevano portarsi avanti, no? Adesso decidono di farla nel 2021 e abbiamo le strade, vediamo bene il sabato e la domenica. Io abito proprio sulla statale a Venas di Cadore e ho le macchine ferme sotto casa, Ma per ore. che quasi quasi mi metto a vendere panini, che faccio 4 soldi, Si perché... fai qualche soldo almeno, Sì, perché però. cioè, senza parlare di San Vito, di Borca, di Valle, Certo, che sono circonvallazioni che bloccano sì. completamente tutto. Ascolta, riparliamo di musica. Qual è la musica che tu privilegi, che preferisci? Beh, la musica, beh, io so, sai, sono un grandissimo così, cultore dei Beatles, perché Sì. li ascolto e li ho anche suonati, perché ai miei tempi suonavo anche la batteria, facevo un po' di tutto. Sì. E dopo mi piace molto il blues proprio dagli inizi a quello leggermente più moderno, insomma. Infatti partecipo molto anche quando c'è il San Vito, anzi si chiama Dolomiti Blues Festival di San Vito, che quest'anno verrà, anche quello è stato annullato, e faranno, invece che 7-8 giornate, probabilmente ne faranno una unica, lunga, tutto il giorno, con Sì. vari gruppi, giusto per non per la tradizione, insomma, ecco. Ecco, ci avviamo alla conclusione. Io vorrei, proprio prendendo la tua esperienza, che tu sei sempre stato con i giovani, sei sempre stato anche con le donne, ma in senso positivo, non in senso, diciamo così, di distruzione, Sì, no, anzi in senso certo, positivo. Qual certamente. è l'invito che tu ti senti fare alle generazioni che vengono dopo di noi? Le generazioni che vengono dopo di noi, intanto cercare di beh, intanto studiare sicuramente è la cosa principale, e non affossarsi in tutti questi social, in tutte queste cose che ti vengono proposte, stare molto attenti a tutto, non esagerare nelle cose, essere più terra a terra. Più terra a terra, ecco, Più non, positivi, più mol, concreti. mo, sì, esattamente. Non, non, io vedo che ci sono
10, 11 anni, 12 anni ormai che sono come fossero adulti. No, no, non va bene così, non va assolutamente bene così. E sarà difficile anche tornare indietro. Ci Ascolta, vorrà forse allora qualche intervento anche governativo, ci secondo vorrebbe, me. vero? Sì. Ecco. Sì, perché Allora, a sì. 14 anni o 13-14 anni uno non può fare quello che vuole, tanto dice, tanto non mi fanno niente. La maggiore età, secondo me, è proprio una mia proposta che farei, bisognerebbe abbassarla, ma non di poco, di tanto. Ecco, quest'anno per esempio alla scuola, quando riprenderanno, inizieranno nuovamente a insegnare educazione civica, Molto, molto, molto che giusto. è una legge che è stata voluta dai genitori e L'ho dalle sentita. comunità per insegnare ai giovani. Io da giovane a scuola me la insegnavano, L'ho non riesco a sentita, capire sì. perché l'abbiano levata, ma comunque adesso la riprendo e questo è un passo. Allora, Molto, molto giusto. noi ci salutiamo, saluta la moglie e anche il Grazie. tuo cane, Sì, che sta che dormendo sul sta divano. dormendo sul divano, che la tua voce lo ha fatto addormentare. Eh Insomma, sì, ma è succede. una voce familiare, una voce Sì. tranquillizzante, no? Benissimo. Io ringrazio te, ringrazio la direzione di Veneto Globe e ci risentiremo. E noi ringraziamo tutte le persone che ti hanno seguito e che ci seguiranno Certamente. nei prossimi giorni. Certamente, Gra grazie a grazie voi. Franco e buona giornata. Grazie a voi.